Doc, disturbo ossessivo compulsivo, o nel mio caso rupofobia. Che cos'è? La rupofobia è un disturbo innato di natura psicologica della paura dello sporco, generalizzato poi come doc. Fino a un bel po' di anni fa non esisteva questo termine, forse questa cosa non era neanche riconosciuta. Ho iniziato a soffrire di doc all'età di 11, 12, 13 anni, non ricordo con esattezza, in concomitanza adesso ti dico, con la separazione dei miei. E non perché io abbia sofferto della separazione dei miei, anzi, perché ho visto poi entrambi essere felici. Credo di far parte di quelle pochissime persone che non hanno mai voluto desiderato che i suoi tornassero insieme, proprio perché credo che ognuno di noi debba essere felice e non trovo assolutissimamente corretto che due persone debbano obbligarsi a stare insieme, a vivere insieme sotto lo stesso tetto, solo, tra virgolette, ovviamente, perché hanno dei figli, per il bene dei figli. No. Non esiste il bene dei figli, perché il bene dei figli è vedere genitori sereni e felici. Il bene dei figli non è vedere mamma e papà sotto lo stesso tetto che magari si lanciano i piatti dietro. Esempio, anche questo non è mai successo in casa mia. Però vabbè, chiusa parentesi. Nella mia testa cosa è scattato? Nella mia testa è scattato che, per farti capire come funziona il doc, nella mia testa è scattato che i miei si sono lasciati il pavimento o il lavello o la cucina quel giorno non erano puliti. In automatico teniamo pulita la casa in modo che nessuno più si possa separare. Da lì è scattato il tutto. C'è un click che scatta e quel click che scatta diventa sempre più grande perché poi amplifichi questa cosa e non te ne rendi conto. E quando te ne rendi conto, ci sei già dentro. Questa cosa mi portava a non vivere e a compiere dei rituali ossessivi in merito alle pulizie. Rituali che se non facevo, oppure li facevo e non ero soddisfatta, se non andavo poi ad appagare quel disturbo di pulizia, andando quindi a rifare magari una cosa che avevo fatta, mi venivano degli attacchi d'ansia non indifferenti. Col senno di poi ti posso dire che questi rituali, queste cose, questa mia fobia e mania per le pulizie erano correlati indubbiamente a quello che era accaduto in quel momento. Ovviamente non entrerò nei dettagli e nei particolari e so che tu capirai. Sentivo il bisogno ogni volta di andare a pulire e disinfettare casa per andare a proteggere quella che era la mia famiglia. Avevo dei rituali ben precisi che di anno in anno sono diventati sempre più forti, sempre più insistenti, al punto da non farmi più vivere, non farmi più uscire di casa e non farmi più andare a scuola. L'ossessione poi era diventata anche un'assuefazione da candeggina. Utilizzavo la candeggina ovunque, rovinando anche i mobili. Tutti i giorni, anche solo pulendo la camera da letto, spostavo il letto, spostavo i comodini, avevo il flacone grosso da 2 litri dell'ace e l'andavo addirittura a versare in tutti gli angoli. Perché la casa doveva essere pulita e perché se non respiravo l'odore della candeggina ne sentivo la mancanza. Ne facevo andare davvero tanta, tantissima di candeggina. E secondo me è da lì che poi mi sono scaturite tutte le allergie che adesso sono passate. Non so se ti ricordi, avevo sempre le mani perennemente rovinate. Andavo avanti poi a cortisone, mettevo i guanti alla sera, insomma, non riuscivo a toccare più niente, proprio perché le mani erano rovinate, consumate dai detersivi, perché il disturbo era diventato talmente forte che anche i guanti erano sporchi. Il primo utilizzo riuscivo a farlo, ma poi secondo me i guanti andavano buttati, ma come anche le spugne, perché la cosa è proprio degenerata. Riuscivo ad utilizzarle solo ed esclusivamente appena tolte dalla confezione. La mia giornata tipo era che davvero mi alzavo molto presto e pulivo e disinfettavo tutta la casa. Non andavo poi a scuola, avevo smesso poi di andare a scuola, quindi qua arriviamo già alle superiori. Avevo smesso di andare alle superiori perché dovevo alzarmi, dovevo pulire casa. Mentre mia mamma e mio fratello andavano a scuola e ho al lavoro.
quando loro ritornavano le scarpe fuori dalla porta, assolutissimamente. Non si faceva neanche in tempo a finire di pranzare che toglievo già tutto, mangiavo anche proprio molto velocemente per cercare di lasciare il tavolo apparecchiato e il cibo il meno possibile sul tavolo. Una volta finito di mangiare andavo a ripulire tutta la cucina, compresi tutti gli armadietti, e a rilavare il pavimento di tutta la casa e a ripulire il bagno. La cosa mi era proprio totalmente, completamente sfuggita di mano, al punto che ero arrivata poi a svegliarmi anche di notte, intorno alle 3 di notte tendenzialmente. Mi alzavo, tiravo sulle sedie e lavavo i pavimenti. Questi rituali dovevano essere fatti perché se non li facevo stavo male, ma stavo proprio davvero male. Avevo il cuore accelerato, sudavo, insomma, dei veri e propri attacchi d'ansia. Questa cosa si è poi calmata negli anni, si è calmata nel tempo, piano piano. Non mi sono fatta aiutare da nessuno perché all'epoca non c'era nessuno, o meglio, non sapevamo che questo fosse un DOC, quindi una cosa riconosciuta e curabile. L'abbiamo presa come con signora, sua figlia ha un piccolo esaurimento nervoso e lo sta sfogando sulle pulizie. Boh, ok, era finito lì. Non ho preso nessun tipo di farmaci, non ho preso assolutissimamente niente. Nel tempo poi è passata nel tempo quando poi ho lasciato casa di mamma perché ho iniziato poi ad andare a vivere da sola. Nella mia prima casa avevo un gatto. Non è vero, è un esempio, però è proprio per farti capire come mi arrivavano le cose addosso. Se il mio gatto moriva, io in quella casa non ci potevo più stare, perché stando in quella casa sarebbero morte altre persone. E così ho cambiato casa. Vado nella seconda casa dove il mio gatto o il mio cane si feriscono. Questi sono tutti esempi. Per quanto io strofini e pulisca fino a rovinarmi le mani, a tal punto che il dermatologo mi aveva detto di non lavarmi più le mani per un po', ho dovuto tenere dei guanti, insomma, è stata una storia assurda. Io non potevo più stare in quella casa perché in quella casa il cane si era fatto male alla zampa. Di conseguenza, se io continuavo a stare in quella casa, tutti i cani si sarebbero fatti male alla zampa. Come ne sono uscita? Ne sono uscita da sola, piano piano, rendendomi conto che se stavo in quella casa e succedeva qualcosa nell'ambiente esterno, alle persone vicino a me, la mia casa e il mio modo di pulire non c'entravano assolutissimamente. Ci ho impiegato un bel po' di anni, ma questa cosa me la sono portata dietro ancora in forma leggera proprio all'inizio quando io ho aperto il canale YouTube dove ti parlavo di pulizie. Lì avevo ancora un pochettino l'ossessione per alcune cose, non a quei grossi livelli, però ce l'avevo. Dovevo per forza pulire tutto in casa senza scarpe e assolutissimamente in casa non con i vestiti che si usano all'esterno. Questa è una cosa che mi porto dietro tuttora. Io e Milena, come arriviamo, togliamo le scarpe e come arriviamo ci cambiamo indossando i vestiti che utilizziamo per stare a casa. Quando viene qualcuno che si siede sulla sedia con i pantaloni da fuori, lì ogni tanto vado ancora a lavare immediatamente il cuscino, proprio perché alcune cose me le porto dietro. Se viene qualcuno, vado a coprire il divano, proprio perché lì poi il discorso è cambiato, nel senso che si è trasformato più in un discorso basato sui germi. Tanto è vero che quando poi è iniziato il Covid, dove tutti ci dovevamo disinfettare, ero contenta. Non ovviamente per il Covid, ma ero contenta per il fatto che tutti ci dovevamo disinfettare. E io quindi lì ho raggiunto la pace dei sensi in quel periodo. E negli anni ho capito che se tocco questo ed è mancato qualcuno mentre io toccavo quello, non è detto che ogni volta che lo tocco, che non lo vado a pulire, questa cosa succede. E il discorso dei germi me lo porto ancora dietro un pochettino, però adesso in maniera decisamente più libera e in maniera decisamente più sana. Quindi, se fino a un paio di anni fa andavo a lavare immediatamente il cuscino della sedia dove si sedeva una persona che arrivava da fuori, adesso non lo faccio più. Però
le due sedie che sono quelle messe alla mia destra, quindi quelle che danno le spalle al lavello e alla cucina per intenderci, quelle le utilizziamo solo io e Mira. Quindi quando vengono gli ospiti si mettono nelle altre due sedie, o se prendo altre sedie, che capita che siamo in sei, vado a togliere i cuscini miei di Milena. Questo proprio per una questione igienica, proprio perché? Perché io e Milena sui cuscini ci sediamo con il pigiama al mattino, che è il pigiama quello che utilizziamo per dormire, e quindi il fatto di sedermi sul cuscino dove si è seduta una persona che ha i pantaloni con i quali si è seduto magari sul pullman, sui mezzi pubblici o per terra, su un muretto, poi si va a sedere su quello che è il mio cuscino, ecco, allora lì, però lì secondo me questa la vedo come una cosa normale. Sì, ho ancora un pochettino la fissazione dei germi, però la vedo ecco come una cosa normale. Dopo tanti anni ne sono ufficialmente uscita, al punto che adesso, come sai, me ne frego della casa nel limite giusto, cioè nel senso non tolgo la polvere tutti i giorni, non faccio più i vetri tutti i giorni o neanche ogni 2 giorni, ma li faccio tipo indicativamente una volta ogni 10 giorni, una volta alla settimana, in base al tempo, al bisogno, alla voglia e a come mi gira. Non lavo più il pavimento tutti i giorni, lo lavo un giorno sì, un giorno no. No, nel senso che non ho più delle scadenze. Ecco, quello del bagno, ma perché cadono le gocce, ti lavi, doccia, lavandino, denti, bla 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 bla. Quindi, concludendo, dal doc si può uscire? Sì, basta volerlo, basta impegnarsi e lavorarci ovviamente sopra. Quindi, se sei capitato di qua per caso e soffri di qualche disturbo ossessivo compulsivo, posso dirti che io sono la prova vivente che dai doc si può uscire. Con questo video dello Storytime io oggi spero semplicemente di averti fatto compagnia. Oh, è stato un pochettino difficile parlarne. Io ti ringrazio per essere stata con me anche oggi. Se hai piacere, noi ci vediamo venerdì.